Bene, si sta preparando il campo di gara della prima delle quattro gare in programma. Stanno per uscire i paglioni che saranno teatro del tiro con l'arco. La gara si svolgerà su una regola, una delle tante regole ben precise. L'arco è un arco scuola, così chiamato arco nudo. Entro poi nel dettaglio. Due arcieri per quartiere per cercare di centrare gli spot, e per spot è inteso il bersaglio. Ecco i paglioni che vengono disposti in questo momento, che si pronunciava così: ma che caldo che fa! Lo so, per tutti. Ma se ci fosse stato il caldo di oggi a quest'ora, beh, lo avremmo sofferto volentieri. Così come stiamo soffrendo in questo momento questa sottile, elegante pioggerella che rientra nel contesto non previsto del palio numero 43 della città di Feste. Signore e signori, il capitano del palio, Andrea Barpa, accompagnato dai suoi assistenti, escono gli arcieri! Oh, siete vivi! Sono stati disposti i paglioni. Ora saranno disposti anche i bersagli. Castello che schiera Marco Gazzi e Ferruccio Berti. Santo Stefano che schiera Paolo Cambruzzi e Alessandro De Zordi. Il quartiere Duomo, Annalisa Turrin ed Eric Esposito. Il quartiere Portoria con Simone Marchetta e Alessandro Marcon. Ferruccio Berti. Per Castello, 24 vittorie stagionali 2022. Annalisa Turrin, un primo posto a Malo, un primo posto a Vazzola in provincia di Treviso, un secondo posto a Rovereto in provincia di Trento. Con lei c'è per Duomo Eric Esposito, 10 vittorie stagionali. 20 metri dalla linea di tiro al bersaglio. Si fa ancora più difficile perché, come precisato prima in alcuni dettagli, ecco l'arco nudo, lo potete vedere, non ci sono bilancieri, non ci sono mirini, il parabraccio può essere portato, non ci sono sganci rapidi della freccia, c'è soltanto questa così chiamata arco nudo che appartiene a una delle specialità discipline della Federazione Italiana Tiro con l'Arco. Non sono quegli archi che siamo abituati a vedere in televisione nelle competizioni internazionali, dove bilancieri, dove mirini, dove tutto viene sviluppato in una concentrazione e in un'altissima tecnologia.
5 lanci di prova, ma che già iniziano a dare punteggi importanti. Ora, come vedete, si sta verificando quell'operazione che, della quale vi ho descritto, quindi maestri di campo e arcieri a verificare. Non si può togliere alcuna freccia se non alla presenza del giudice di gara, se non alla presenza del capitano del palio. Si può soltanto osservare, non si deve toccare la freccia. Vi posso garantire che avete visto e toccato con mano voi stessi quale sia la concentrazione per lanciare le frecce. Hanno 5 minuti per farlo, 5 frecce, quindi un minuto tra freccia e l'altra, e sono secondi davvero importanti. Ci sono atleti titolati che hanno vinto tanto nel corso della stagione e che sono stati contattati dai vari quartieri per iniziare a portare punti importanti, mentre possono essere tolte le frecce dal paglione di Castello, così come dai vari altri paglioni. Santo Stefano, Duomo toglie le sue frecce e lo fa a breve anche Portoria, e ritorneremo ai 20 metri, tanto dista la linea di tiro dal bersaglio. Torniamo con l'attenzione rivolta in Piazza Maggiore, qui dove sono già pronti gli arcieri, ai quali lasceremo lo spazio. Il giudice di gara verifica se tutto è a posto da parte degli arcieri, dei maestri di campo. Ora finita. Perché ci sono alcune frecce che sono vicine dallo spot 3 allo spot 1 e quindi sono proprio a pochissimi millimetri. Ma naturalmente è il giudice di gara con il capitano, l'unico autorizzato poi a diramare il verdetto. Vi posso garantire che vedere da vicino questi paglioni c'è un'emozione davvero grande, perché c'è la dimostrazione che malgrado tutto, malgrado questo meteo, c'è la concentrazione totale, Nicola. Vengono asciugate le frecce ad opera degli assistenti, coloro i quali non sono autorizzati ad entrare nel campo di gara, ma possono essere di supporto, anzi devono essere di supporto agli arcieri. Terminata la seconda sessione, desidero correggermi su quanto pronunciatomi prima dell'inizio della seconda sessione. Ci sarà la terza e ultima che poi andrà ad assegnare il punteggio finale. Quindi sono 4 le sessioni, la prima di prova e 3 ufficiali.
E adesso andremo a vedere questa seconda sessione, quante conferme e quante smentite rispetto alla prima. Io non sono un tecnico, ma un po' l'occhio l'ho allungato, alcune cose le ho viste, ma spetta naturalmente al capitano del Vaglio dare i numeri ufficiali anche di questo turno di scoccate. Di tiri, Castello punti 49, Santo Stefano punti 46, Duomo punti 60, Portoria punti 44. Duomo in testa dopo il secondo dei tre round previsti. Lo avevamo visto già dalla collocazione delle frecce, molto precisi gli arcieri della Stella, 8 punte, ma nulla è ancora definito. C'è la terza serie di tiri che può variare questa classifica provvisoria. Finita la terza e ultima sessione, si conclude la gara del tiro con l'arco. Ed ora la conta. In attesa del verdetto della prima gara, sento questo silenzio surreale in piazza Maggiore, tamburini di Castello! Tamburini di Duomo! Tamburini di Portoria! Tamburini di Santo Stefano! Bene. Questa è la musica del Palio della città di Feltre. È sufficiente. Prego. Classifica gara tiro con l'arco. Quartiere quarto classificato Castello punti 72. Quartiere terzo classificato Portoria punti 80. Quartiere secondo classificato Santo Stefano punti 82. Vince la gara di tiro con l'arco il quartiere Duomo con punti 88.